Buongiorno, è sabato 19 settembre e le aquile si radunano insieme. Siamo qui fuori in Indiana e siamo in una casa, a casa, e stiamo celebrando questo fine settimana con i bambini qui fuori. Guerrieri della preghiera è il camp di casa di Stillwater e questo è il tema e sarà tutto il weekend. E il nastro che ascolteremo domenica farà parte del tema sulla preghiera dei guerrieri. E ringraziamo il Signore che tutti i bambini nel mondo che si sono iscritti e fanno parte dei quiz sui nastri di Branham.org ed è veramente sul sito i giovani della Young Foundation, per chi è collegato in basso, e potranno vedere cosa sono tutti i file per i credenti che stanno addestrando i loro bambini nel modo in cui dovrebbero. E stanno avendo come funzione, si divertono tutti, come puoi sentire in sottofondo, e ce ne sono molti qui, e la devozione questa mattina, hanno pregato, fatto colazione insieme, colazione con uova, pancetta e frittelle, un buon vecchio sciroppo d'acero, e hanno battezzato il loro. E così, entriamo nella lettera adesso. Bene. Le aquile si radunano insieme dal fratello Joseph Branham. Cari guerrieri della preghiera, ancora una volta qualcosa di soprannaturale sta accadendo nelle nostre case, nelle nostre chiese, ovunque ci trovavamo, mentre eravamo seduti insieme nei luoghi celesti ad ascoltare la voce di Dio che ci parlava da labbra a orecchio. Non è altro che il figlio dell'uomo, le cui parole sono più affilate di qualsiasi spada a doppio taglio, che discernono lo spirito e i segreti del nostro cuore, esattamente come egli fece quando fu fatto carne qui sulla terra, nel Figlio di Dio. Egli viene nei nostri luoghi per parlarci, per avere comunione con noi e per rivelare la sua parola. Ci sta dicendo: voi siete la mia sposa. Che momento meraviglioso stiamo vivendo in tutto il mondo, perché ogni giorno porta più rivelazione di chi egli era all'inizio, di chi era quando divenne carne per togliere i nostri peccati e per giustificarci, e chi era quando è venuto nel nostro tempo come il figlio dell'uomo che si rivela. Ma ora il suo grande piano è stato completato. Riconosciamo chi egli era ora. Chi egli è ora. Egli è Dio, fatto carne in ognuno di noi, la sua sposa pienamente restaurata. Può esserci una rivelazione più grande di questa? C'è qualcosa che potrebbe essere più grande di sapere, senza ombra di dubbio, che siete l'adempimento delle scritture, che siete la parola che si manifesta oggi? No, non c'è onore più grande che egli possa dare a un mortale di sapere che siete la sua prescelta sposa innamorata. Il mondo è nei dolori di parto, come mai prima. Gli intervalli tra i dolori si avvicinano così rapidamente adesso, sempre più ravvicinati, con ognuno diventano molto più intensi, anche la sua sposa sta avendo dolori di parto. Stanno lavorando, pregando e aspettando la sua venuta. Possono vedere tutti i segni e tutti i sintomi. Il tempo è vicino, è l'ora del figlio in arrivo, il rapimento è vicino. È il momento di pregare, come non abbiamo mai pregato prima. È il momento di fare davvero sul serio. Qualcuno deve farlo. Ho il fardello della gente sul cuore. Devo fare qualcosa al riguardo. Devo stare in ginocchio. Questo fine settimana sarà un fine settimana molto speciale per la sua sposa, divenendo più disperati che mai prima. Diventeremo più tutti Amram. Riceveremo il fardello sul cuore, pregheremo e pregheremo e resteremo lì e pregheremo fino in fondo. Credo che egli ascolterà le nostre preghiere, ci manderà il suo angelo e ci dirà: Amram, sono l'angelo di Dio. Sono stato inviato dal cielo.
per dirti che Dio ha ascoltato la tua preghiera. Ho sentito il pianto dei bambini e sono venuto giù. E voglio farti sapere che tu sosterrai un grande ruolo in questo. Amram, perché tu sei stato fedele nella preghiera, sei stato fedele nella tua casa. Il fratello Joseph continua: ricordate, quando succede qualcosa qua giù, c'è qualcosa che succede anche lassù. E fratello Branham dice: posso vedere Dio alzarsi dal suo trono, camminare e dire: Gabriele, Gabriele, dove sei? E Gabriele dice: sono qui, Signore, vieni qui, ti mostrerò qualcosa. Disse: tutti voi angeli, venite qui, un minuto, voglio mostrarvi qualcosa. Ho delle persone che credono in me. Sì, ho delle persone che hanno fiducia in me. Venite qui un minuto. È buono per tutti voi angeli dare uno sguardo a questo. Guardate. E fratello Joseph continua: e quando pregheremo fino in fondo avremo una risposta. Edificherà la nostra fede come mai prima. Amram, ci riuniremo domenica alle 13 ora di Jeffersonville. E ci uniremo ai nostri giovani, ai loro Stillwaters Home Camp. E diventeremo guerrieri della preghiera mentre ascoltiamo insegnando su Mosè. Inizieremo il nostro 56.05.13. Inizieremo il nastro al paragrafo 64 a causa del lungo weekend per i nostri giovani. Fratello Joseph Branham. E Shalom.